Non solo c'è il problema linguistico che cercherò di risolvere, ma c'è il problema di visione, di dove porre le mie note, come vedere e allo stesso tempo parlare. Vedremo. Allora, mi hanno detto che abbiamo mezz'ora più o meno in tutto. Qual è l'abitudine? Che si fanno alcune domande, che c'è un po' di discussione alla fine o è puramente imposizione del discorso magistrale? Perché insomma, quindi devo parlare come 20 minuti? Allora, Ilaria, per favore mi fa i gesti, basta così, eccetera. Bene, allora ho scelto la parola cittadinanza per ragioni che spero si faranno capire o vedere progressivamente. In certo senso non c'è veramente bisogno di giustificazione, è una delle parole più importanti del lessico filosofico o di filosofia politica, sono un filosofo politico di professione, ma anche naturalmente del linguaggio comune, che allo stesso tempo a questo aspetto interessante di introdurre al problema del comune o della comunità, forse vedremo se bisogna distinguere fra queste due nozioni vicinissime. Naturalmente non è l'unico, ci sono alcuni altri. Forse cittadinanza suona un po' conservativo, penso di no, ma tradizionale, diciamo, come modo di fronteggiare, di affrontare le questioni di oggi. La mia convinzione è stata già da lungo tempo che infatti non risolve, ma dà la possibilità di formulare alcune delle questioni più importanti del giorno. Farò in pochi minuti, sarò un po' più preciso. Ma penso di dover cominciare, anche se brevemente, con alcune considerazioni di tipo semantico o di tipo filologico, in particolare prendendo in conto problemi di traduzione o di traslazione da una lingua all'altra. Naturalmente l'etimologia è abbastanza chiara, cittadinanza viene da cittadino o cittadina. Il fatto è che nella maggior parte della nostra tradizione di filosofia politica si usa piuttosto il mascolino, non per caso naturalmente, che già segnala il fatto che c'è una specie di inglesi direbbero bias, di orientazione maschilista o sessista della cittadinanza, ma questo lo ritroveremo in un momento. Quindi cittadinanza viene da cittadino che viene da città, e in questo senso tornerò su questo fra pochi minuti. C'è un fenomeno filologico strano, interessante, che il grande linguista
francese di origine siriaca. Émile Benveniste già aveva indicato in un saggio breve ma straordinario dove lui compara l'etimologia greca e l'etimologia romana o latina, facendo vedere che fra le due lingue antiche possiamo ammettere che infatti la nostra tradizione di filosofia politica è radicata in questa eredità, diciamo, in questa tradizione antica, si è prodotto una specie di rovescio nel modo di derivazione di una parola all'altra. Lo spiego brevemente, spero di non essere noioso, infatti è molto interessante. Se prendete il latino, le nostre lingue romane, l'italiano, il francese, lo spagnolo, anche l'inglese, in questo senso, naturalmente vengono dal latino. In latino la derivazione, l'etimologia comincia con il nome civis, che traduciamo con cittadino, cioè designa il soggetto, diremo, ma torneremo su questo. E poi da civis viene civitas, in latino, sappiamo tutti. Un poco di latino per capire questo vuol dire simbolicamente, se volete, che prima c'è il kiwis, che è un nome mascolino, assolutamente mascolino, maschile, scusate, perdonate, è un nome maschile, e poi viene da civitas, e come tutti i nomi in latino di questo tipo, humanitas, civitas, dignitas, eccetera, troppo forte, no? Può designare due cose che vanno insieme. Da un lato un gruppo, un insieme persone che condividono lo stesso statuto o le stesse qualità, quindi la civitas sarebbe l'insieme dei civis. Roma, naturalmente, è l'esempio tipico. Cos'è Roma? Roma non è niente altro che l'insieme di tutti i civis romani. O può designare, può significare la cosa più astratta, diciamo la rappresentazione giuridica e ideale, diciamo, dell'istituzione. Non era tanto il fatto con i Romani all'inizio, sapete tutto naturalmente, che per designare questa costituzione, diciamo, questa idea generale non si usava molto civitas, si usava la formula repubblicana tipica senatus populus quae romanus, però ci sono le due cose e poi vengono le derivazioni, mentre in italiano o spagnolo, mentre in greco soprattutto il greco delle grandi città democratiche, l'origine etimologica è la polis, e dalla polis che significa la città, vuol dire un territorio insieme alla sua popolazione, alla sua storia, alle sue istituzioni, viene il membro
della città, che si dice in greco politeis o politis. In questo caso interessantissimo il femminino praticamente non esiste. Perché? Perché il politeis è un uomo armato, è un capo di famiglia, è un uomo. E allora sì, se guardate alla derivazione moderna, è così come una derivazione di tipo greco si avrebbe tradotta in un linguaggio di origine latina, perché viene prima la città, che naturalmente può essere o una nozione politica astratta o la città, l'urbs, la città materiale, e dalla città viene il cittadino. Perché è importante questo? Che sembra una pura fantasia o questione di erudizione. Interessante perché, come spiega Benveniste, nel caso greco, per noi tutti il tipo stesso di, nel caso di Atene, l'origine delle istituzioni democratiche, c'è un aspetto, come direbbero i sociologhi dell'Ottocento o del Novecento, c'è un aspetto olistico, per non dire organico. Vuol dire, prima c'è la città, e poi dalla città derivano quelli che sono membri dell'insieme. Esistono, per così dire, perché sono membri, per non dire prodotti o creati dalla città, che ha una specie di unità, di sostanzialità, di trascendenza, per così dire, con rispetto della storia delle idee politiche. Questo ha servito, non voglio dire che è inevitabile, ma ha servito moltissimo in tutti i casi, ogni volta che precisamente l'idea di un legame organico fra i membri della città e la città stessa è stata sottolineata, specialmente nel caso naturalmente del pangermanismo e del nazismo, che non voglio naturalmente presentare come conseguenza inevitabile di un tipo di pensiero greco. Il caso del vecchio latino è più della Roma antica, è più interessante. Si tratta di un mito, naturalmente la storia reale non è esattamente questa, ma Benveniste fa questa domanda: cosa vuol dire civis in latino a Roma? Naturalmente noi moderni pensiamo, non è complicato, vuol dire cittadino, no? Vuol dire, salvo che il civis non può derivare dalla città, perché la città non c'è. La città sarà un prodotto dell'incontro fra i civis, e soprattutto lui, questo è da grande linguista, naturalmente, fa osservare che esiste in latino espressioni, che esistono in latino espressioni che non si possono riconciliare con la semplice traduzione cittadino, soprattutto l'espressione civis meus, il mio civis, sei il mio civis. L'unica traduzione possibile naturalmente è sei il mio concittadino, compatriota, se volete. Quindi designa una relazione, un intercambio, una reciprocità, la possibilità di fare qualcosa insieme o di creare istituzioni insieme. E naturalmente nulla dice con chi
vado a fare questa alleanza, salvo che si tratta di uomini. Questo diventa un po' più chiaro, se prendiamo in conto, continua l'indagine linguistica di tipo strutturale o strutturalista, in senso semplice, perché lui fa notare che kiwis meus è l'opposto di hostis meus, quindi da un lato avete il mio concittadino o il mio fellow citizen, si direbbe in English, e dall'altro lato c'è il mio hostis, però sappiamo che hostis è una delle parole più ambivalenti del linguaggio classico, che traduchiamo la maggior parte dei casi come nemico, ma che infatti ha prodotto nelle lingue moderne ospite, quindi è l'altro, l'hostis è l'altro, è l'altro che può essere visto sia come pericoloso, come nemico, come immigrante forse, rifugiato, pericoloso, o come ospite, eccetera. Quindi c'è questa duplice, già questa duplice idea, e infatti la nostra idea del cittadino come la lingua l'esprime ha in certo senso raggruppato, messo insieme le due idee, vuol dire lo faccio breve naturalmente, ha suggerito che questa reciprocità, questa capacità di azione comune, di uguaglianza, ha come condizione il fatto di derivare da un insieme organico già preesistente. Perché possiamo considerarci come uguali e stabilire un rapporto, diciamo, di discussione, di decisione, di comunità nel senso politico? Perché deriviamo dalla preesistenza. Ma questo non è necessario per capire il senso della parola kiwis o kiwitas in senso, direi, latino. Il problema naturalmente è sempre lo stesso, è che sembra che a un certo punto, come direbbe Schmitt, terribile teorico politico dell'età fascista in Europa, in Germania e in Italia, si deve fare una linea di differenza, una separazione fra amicizia da un lato e ostilità, diciamo, dall'altro lato, ma questo si deve negoziare. Allora, passo alla ragione, perché scusatemi, mi lascio sempre un po' portare per il gusto della filologia, ma credo sia interessante, dopo tutto siamo qui per parlare di parole. Allora, da dove vengono le parole, cosa vogliono dire, come il senso si trasforma quando le opposizioni semantiche variano, questo è un problema fondamentale. La ragione perché il problema mi sembra attuale è duplice, direi, ma le due cose si intrecciano. In quale ordine? Cominciamo così. Per un lato c'è la catastrofe europea, quello che chiamerei la catastrofe. Vuol dire non solo lo stato di incertezza, di vacillazione, diciamo, dell'idea europea e delle istituzioni europee che si
create già più di mezzo secolo fa, e delle quali, come sapete, naturalmente i nostri paesi sono sicuro che c'è gente qui che viene da altre parti, anche paesi esteriori all'Unione Europea, ma non posso evitare, essendo francese parlando in Italia, di ripensare al ruolo, alla funzione che questi due nostri paesi hanno avuto nella creazione di quello che diventerà l'Unione Europea. Penso che l'anniversario del Trattato di Roma sarà quest'anno, in marzo, e andremo a vedere una cosa tristissima, naturalmente, perché sarà un anniversario non trionfale, sino un anniversario pieno di angosce e di incertezze, e soprattutto con la coscienza crescente che in ogni caso è la mia, di che la crisi della costruzione europea, non entro in dettagli, è la crisi interna del politico, delle istituzioni politiche, della fiducia nella capacità della politica di risolvere i nostri problemi comuni a livello nazionale, che produce in questo momento, e lo dico con grande serietà, una progressiva ingovernabilità di ciascun paese europeo dopo l'altro. Questa ingovernabilità a volte è aggravata da pressioni esterne, da trattamenti di distruzione di uno Stato membro, come nel caso della Grecia, no? O sembra venire dall'interno, da problemi interni come in Italia, come in Francia in questi giorni. Cosa va a succedere con la Francia, in Spagna, in Inghilterra, che è parte dell'Europa, ancora per un certo. Quindi questa ingovernabilità non è il consueto conflitto civile sul quale avrei pensato di fermarmi un po', che in un certo senso è normale. Cittadinanza senza conflitto interno, senza lotte, lotte di classi, lotte ideologiche, lotte di programmi politiche, non è veramente una cittadinanza attiva, diventa una cittadinanza passiva, ma nel caso attuale non si tratta pura e semplicemente di conflitti, si tratta veramente disgregazione. E la mia convinzione è che il problema si pone ai due livelli, e che quindi la crisi nazionale e la crisi federale, se volete chiamarla così, del progetto federale o confederale europeo, si rinforzano l'una l'altra. Questo è vero in termini di legittimità, è vero in termini di rappresentanza, rappresentatività, ma non è il caso di cominciare il discorso completo ma da questo sorge inevitabilmente nella mia idea la questione, la domanda che concerne la cittadinanza europea. È chiaro, è diventato chiaro che in certo senso l'idea di cittadinanza europea era rimasta molto troppo astratta, che non si era, come dire, incorporata nelle pratiche, eccetera, e in particolare che quello che ci manca terribilmente in questo momento è l'esistenza di qualcosa come quello che lo famoso filosofo tedesco Habermas ha chiamato la sfera pubblica, la
sfera pubblica, cioè la pratica del dibattito politico aperto. Non considero che questa condizione sarebbe sufficiente per risolvere i problemi, sono problemi di società, sono problemi economici, ma il fatto che questa sfera pubblica europea ha questo aspetto fondamentale di una cittadinanza comune, anche conflittiva naturalmente, non esiste a livello europeo, si è trasformato in un ostacolo, un bloccaggio terribile per ogni risoluzione del problema. E così avete il vostro referendum su un problema molto importante simbolicamente e anche politicamente, cosa fare da una Costituzione che aveva incorporato almeno a livello simbolico dei aspetti di politica sociale, di cittadinanza sociale, conquiste della resistenza eccetera, ma che forse anche nel mondo di oggi sono diventati fragili. Noi avremmo le nostre elezioni francesi con la possibilità molto seria per la prima volta, infatti da decenni, di avere una presidenza neofascista in Francia, eccetera. Gli italiani non intervengono nella situazione francese, i francesi non intervengono nella situazione italiana, gli inglesi, i tedeschi, eccetera. E così, e ogni vicino, in un certo senso, serve, se non da nemico, almeno da altro, diciamo, potenzialmente pericoloso. E poi c'è l'altro problema che mi preoccupa molto, naturalmente, che è il problema del cosmopolitismo. Gli effetti della globalizzazione sulla pratica, sull'esistenza stessa del politico dei nostri paesi. Questo è un secondo livello che naturalmente determina l'altro e lo sovradetermina in certo senso. Allora non comincio un discorso lungo, di questo si discute anche nell'altra vicenda di cui sono parte qui sul comunismo, che implica l'internazionalismo, ma è chiaro che la cittadinanza nazionale borghese, di cui siamo sempre ancora non solo eredi ma partecipanti, ha allo stesso tempo, diciamo, progettato nell'aria più ideale, astratta, l'idea stessa di cittadinanza globale o di cittadinanza mondiale, concentrarsi e restringersi agli aspetti strettamente nazionali, però allo stesso tempo ha avuto questo orizzonte di cosmopolitismo, per esempio nel dominio ogni completamente frantumato del diritto internazionale e della pace e della guerra, come una specie di complemento di politicità o di pratica politica al di là, diciamo, delle frontiere, dei confini. E tutto questo che la globalizzazione attuale sta neutralizzando, per usare ancora una volta, con tutti i pericoli di questo riferimento, il vocabolario, il linguaggio di Karshin, la neutralizzazione della politica. Ma questa idea non è soltanto un'idea di destra o di estrema destra, un grande pensatore, a mio avviso, come Mario Tronti, per esempio, qui in Italia, ne ha fatto uso per descrivere, diciamo, lo stato di cose che ha successo alla fine delle grandi battaglie di classe.
Questo anzi può essere considerato una specie di distruzione della politica. Siamo all'opposto dell'idea di cosmopolitismo. Non solo che non abbiamo veramente la capacità o la possibilità di immaginare cittadinanza, cioè reciprocità, dialogo, conflitto civile, lotta di programmi e di idee al di là del quadro nazionale, ma questo diventa ogni giorno più impensabile. E al posto del cosmopolitismo si introduce la governance globale, eh? Ma la governance, parola che non si traduce in nessun dei nostri linguaggi, rimane in inglese. L'eccellente rivista di lingua italiana Parole Chiave ha appena prodotto un volume sulla governance, una nozione introdotta, inventata per prima volta nei primi anni 90 del secolo scorso da esperti della Banca Mondiale. Allora, ancora in questo caso devo ricordare, ma la governance è l'opposto della politica. È l'opposto della cittadinanza, non perché la cittadinanza per definizione sarebbe sempre democratica, attiva, egualitaria, ma perché l'idea stessa della governance è l'idea che esperti regolandosi sulle variazioni dei mercati finanziari nazionali devono trovare le soluzioni migliori per tutti noi poveri e semplici uomini. E non è difficile trovare un esempio immediato, gravissimo, importantissimo, che fa vedere perché avremmo bisogno di una cittadinanza mondiale a ridefinire, o di una pratica politica transnazionale, direi, e perché la governance può essere pericolosissima. Questo è il problema dell'ambiente. Questo è il problema dell'ambiente. Vediamo molto chiaramente che governi neonazionalisti, come forse Trump in America, vanno a danneggiare enormemente ogni possibilità di difesa contro la catastrofe ecologica. Ma la governance mondiale non è migliore, perché il suo principio di tipo neoliberale va a essere allo stesso tempo come usare meccanismi di tipo mercato per risolvere il problema ambientale e anzi forse come trasformare la catastrofe ecologica in una possibilità di investimenti e di profitti. Allora devo provare a definire, ma perché ci avevo parlato, quanto ho parlato, Ilaria? Dove sei, Ilaria? Mezz'ora, allora sono al punto uno e mezzo finisco, spero di non essere stato. Allora, questo non vuol dire che possiamo risolvere i problemi politici o antipolitici del presente, che ho presentato in modo un po' drammatico, perché no, sì, li sento così. E perché ho sempre l'impressione che in una riunione come questa ci potrebbero essere, diciamo, cittadini e cittadine virtuali o virtuali a cominciare qualcosa, almeno nella testa, come una civitas fatta da concittadini.
di una comunità che non esiste ancora esattamente come la necessità. E quindi il problema che si pone è il problema del futuro dell'idea di cittadinanza, il futuro. Per immaginare il futuro della cittadinanza, che è anche il futuro della politica o della possibilità di fare politica in modo attivo, è sempre interessante e importante tornare indietro, primo a queste dimensioni concettuali e etimologiche, e secondo, naturalmente, alla storia completa dell'idea di cittadinanza. Interessante per me, interessantissimo, già ho avuto l'occasione di discutere di questo qui a Roma, in vari luoghi. L'ultima volta fu alla Fondazione Basso alcun tempo fa. Discutevo con Pietro Costa, che ha scritto una cosa che non esiste secondo penso in altre lingue, una storia completa dell'idea di cittadinanza. Quindi non lo faccio, avevo preparato l'idea che ci sono vari momenti. C'è il momento antico al quale ho fatto riferimento, che introduce naturalmente in modo originario l'idea di attività di cittadina, di cittadino attivo come membro della comunità, ma che allo stesso tempo produce la correlazione intima di questa capacità con esclusioni fortissime, che sappiamo, l'esclusione delle donne, l'esclusione dei schiavi, l'esclusione dei lavoratori manuali, eccetera. Poi c'è il grande momento, naturalmente capitale, cruciale per capire il senso dell'idea di cittadinanza, che è il momento medioevale rinascimentale delle città italiane. Da dove viene la nozione di conflitto civile, che è usato una volta o due, come è stata elaborata e riflettata da una tradizione di filosofia politica per me importantissima, che comincia con Machiavelli, se volete, e che viene fino a Max Weber, con questa idea straordinaria che la cittadinanza attiva non può ammettere nessuna legittimità trascendentale che non si discute, ma deve rendere possibile l'opposizione, la contestazione, il conflitto, e per conseguenza è una cittadinanza fragile, è una cittadinanza sempre al bordo, diciamo, della sua rottura. L'idea per l'Europa di oggi, secondo me, è molto importante, e poi c'è tutta la questione del rapporto fra cittadino e nazionale, eccetera. Ma finalmente, e finisco così, grazie di darmi un po' più di tempo che normale, ho insistito parecchie volte sull'idea che c'è un aspetto di attività, che cittadinanza vuol dire nella tradizione della filosofia politica, vuol dire partecipazione attiva, anzi creazione, in certo senso, dello spazio pubblico, che non è dato dall'alto o da privati. Naturalmente questo si trova in uno stato permanente di tensione con l'altro aspetto che conosciamo tutti, che è l'aspetto statutario. Essere cittadino vuol dire avere un passaporto, vuol dire avere dei documenti, vuol dire essere integrato e, per così dire, regolato dall'amministrazione. Non disprezzo, non penso che dobbiamo, in modo romantico, se volete, ignorare questo aspetto istituzionale,
istituzionale o statutario, ma quello che probabilmente uno come Toni Negri metterebbe dal lato del potere costituito, che per lui non è molto bello, per opposizione al potere costituente. Ma sicuramente penso che storicamente, e forse siamo in questo momento in uno di questi momenti critici dove la cittadinanza o muore o rinasce sotto forme nuove, e in questi momenti l'aspetto attivo, l'aspetto di iniziativa, forse anzi in senso generico, come ho scritto nei libri che avete citati, l'aspetto insurrezionale o rivoluzionario della cittadinanza passa al primo posto. Ma questo aspetto attivo, insurrezionale, creativo, non si dimostra unicamente a livello dei poteri, cioè, si dimostra a livello quotidiano, a livello locale, perché è a livello locale che si inventano le due cose importanti: la parola pubblica, il dibattito, e la possibilità di sorpassare i confini, le limite più o meno arbitrarie che sono state imposte dal tempo e dalla storia. Oggi naturalmente la questione dei rifugiati si presenta come un esempio tipico, e quindi ogni atto, come si dice in inglese nel linguaggio del mio collega Elgin Eisen, acts of citizenship, ogni iniziativa di solidarietà e di resistenza all'esclusione è un momento di cittadinanza attiva. Scusate per la lunghezza.